Ciao amici! Settembre è arrivato e porta con sé tantissimi colori dell'autunno. Per esempio l'arancione, il rosso, il giallo e anche il viola. Oh, il viola, no! Hanno rubato il colore viola. Scopriamo insieme chi. Prima di iniziare il nostro viaggio però occorrono due cose. Magiche orecchie per ascoltare con attenzione e le ali della fantasia per volare e divertirci insieme. Bene, adesso che abbiamo tutto possiamo prendere la mia magica valigia. Chissà che libro si nasconde qui dentro. Il mistero di Selva Bacche, scritto da Valeria Troncarelli, edito da Chiare Edizioni. In una giornata di settembre, una dolce bambina di nome Maria si reca al bosco di Selva Bacche, dove tutti i suoi amici la stanno aspettando come ogni anno. E beh, stanno preparando l'arrivo dell'autunno. Gli alberi si tingono di rosso, giallo, arancione, il vento diventa sempre più freddo e le zucche iniziano a maturare. Il procione Salvatore schiaccia dei petali per ottenere il colore viola che gli servirà per dipingere le bacche. Intanto i topolini si occupano di dipingere i funghi e le foglie sotto la guida del Severo René. Lui è un famosissimo artista e si assicura che ogni funghetto sia colorato a dovere. A un tratto però arriva Mattia e Riccio piangendo: aiuto, aiuto, è sparito il colore viola! Lo scoiattolo Lucas racconta che anche le nocciole che avevano raccolto erano sparite e sospettava fosse stata la volpe a prenderle. Poco dopo arriva il coniglio Achille, tutto arrabbiato perché aveva visto la volpe rubare le mele. Così tutti incolparono la volpe. Maria allora decise di andare nella sua tana. Perché hai fatto tutti quei dispetti? Per colpa tua ora il bosco è in ritardo con i preparativi per l'arrivo dell'autunno. Io non ho fatto nessun dispetto, vi ho solo aiutato. Ho preso le mele perché erano piene di vermi, quindi se gli animali del bosco le avessero mangiate avrebbero avuto mal di pancia. Ho preso il colore viola perché per farlo il procione Salvatore ha usato per sbaglio un fiore velenoso che avrebbe fatto venire la febbre a tutti. E infine ho preso le nocciole per portarle al vecchio scoiattolo sulla collina. Si è rotto una zampina e non riesce più a scendere dall'albero. Nessuno ha mai provato a conoscermi veramente. Tutti sono convinti che le volpi sono cattive e quindi sono sempre stata esclusa e allontanata. Così Maria convinse la volpe a spiegare l'accaduto a tutti gli animali. E secondo voi, riuscirono tutti insieme a ricreare il colore viola? Scopritelo voi! Il nostro viaggio finisce qui e ricordate sempre che la magia delle parole rimane il regalo più bello a qualsiasi età. Ciao!